Eccoci con mister Delfino. Mister, è stata una partita nella sua dinamica equilibrata, però forse il Pontelungo ha avuto quelle piccole attenzioni e un pizzico di determinazione in più per portarla a casa. Sono d'accordo con te, è una partita molto molto equilibrata, ce la siamo giocata in pieno, con tutte le assenze anche che avevamo, come avevo già detto. I ragazzi hanno risposto molto bene, specialmente secondo me nel primo tempo ci siamo mossi come avevo chiesto. Secondo tempo abbiamo sbagliato su una disattenzione dove abbiamo lasciato il piede buono a un giocatore che ne parlavo anche il giorno prima di come prenderlo e ci ha punito subito. Poi sul secondo c'era già il primo è nato comunque da una rimessa per noi che l'arbitro ha invertito. Secondo abbiamo fatto un errore tecnico noi sul passaggio e loro ne hanno approfittato subito, sono andati in porta. Comunque i miei sono contento della prestazione, non piace a nessuno perdere sicuramente, però i ragazzi hanno risposto presente, anche quelli che sono stati chiamati in causa come mi interessava che facessero. A livello di organico, ciao, per domenica ci sarà la sfida col Carlins Boys. Pensi di avere qualche recupero in più a livello fisico, quantomeno una condizione magari un pochino migliore? Guarda, lo scoprirò venerdì vedendo fino a domenica, perché purtroppo su certi sono dei punti interrogativi e non lo so in questo momento assolutamente. Comunque già chi c'era stasera, ripeto, ha risposto presente, ha fatto la partita che avevo deciso di fare, quindi da quel lato lì sono soddisfatto. Abbiamo sbagliato sull'attenzione, abbiamo fatto due errori di attenzione e abbiamo preso due gol. Comunque ripeto, partita equilibrata, merito al Pontelungo che l'aveva vinta, ha avuto più attenzione di noi a rendere determinanti certi episodi, noi non siamo arrivati in area, abbiamo tirato, abbiamo sbagliato, non abbiamo centrato la porta, però ripeto, buona prestazione dei miei assolutamente, contro una buonissima squadra. Siete riusciti a incastrare di nuovo Luca Grande, a riportarlo in campo? Luca prima di tutto è un uomo strepitoso, è meraviglioso, lo conosco da una vita, da quando è bambino. Ogni tanto gli chiedo, perché lui avrebbe voglia di spaccare ancora il campo, proprio di ararlo, gli chiedo se mi dà una mano in certe situazioni e anzi gli faccio un plauso perché ne arriva da una situazione che è stata un po' delicata con sua figlia, con Martina, che la saluto, e adesso sta recuperando, siamo tutti contenti, infatti lui si stava anche già allenando, oltre a far parte dello staff, ha dovuto abbandonare due settimane, adesso ci è venuto a dare una mano oggi, spero che mi venga a dare una mano anche domenica, vediamo se riesco a convincerlo.